Chiamo subito a un primo commento velocissimo il nostro direttore Massimo Martinelli. Eccoti qua, Massimo, buonasera. Buonasera Alvaro, buonasera ai nostri ascoltatori. Sì, effettivamente abbiamo questi primi numeri che sono molto parziali, anche perché poi non hanno certamente la qualità della precisione. C'è una forchetta di 4 punti tra la percentuale minima e la percentuale massima. Sicuramente il dato che risalta è l'affermazione del centrodestra, la possibilità per Giorgia Meloni di rompere il famoso muro di cristallo che potrebbe consentire alla prima donna, in questo caso alla prima donna di destra, di ricevere l'incarico di formare il nuovo governo. Il dato che deve far riflettere per oggi e il più importante è quello dell'astensione. Ci si aspettava una partecipazione più sentita, Letta aveva fatto appello al popolo Dem, un appello per andare alle urne, per fermare quello che riteneva essere un pericolo del centrodestra. La Meloni aveva fatto un appello analogo ai suoi simpatizzanti, evidentemente non sono stati accolti. Alcuni già dicono che soprattutto in Campania e in altre zone d'Italia è stata la colpa del maltempo. Probabilmente c'è anche una disaffezione degli italiani per il mondo della politica. Una nota di colore: io oggi, andando a votare, ho visto molti anziani, anche oltre novantenni, che faticavano a entrare anche a salire i pochi gradini delle scuole che ospitavano i seggi. E ho pensato al senso civico di queste persone che in una domenica quasi autunnale, anche sotto la pioggia, sono andati a votare. Ecco, mi auguro che la classe politica che verrà sia all'altezza di questo senso civico. Sono persone che si aspettano stabilità, che si aspettano una soluzione al problema fondamentale delle bollette, e spero davvero che non resteranno delusi. Non resta adesso che andare avanti nel corso della nottata per aspettare nuove cifre e più avanti ancora i primi dati ufficiali, i primi dati reali, i primi dati dello spoglio. Noi, lo hai già detto te, ma vale la pena di ricordarlo, aggiorneremo l'edizione cartacea fino alle 2:30, l'orario massimo consentito dai tempi tecnici delle rotative, e poi aggiorneremo la versione del tablet, la versione digitale, fino alle 5. Quindi domani mattina chi aprirà il messaggero sul suo tablet avrà dei dati davvero molto aggiornati. Quindi Massimo, io intanto, se mi spettatori, dimmi. Se mi permetti, vorrei far vedere la nostra prima pagina. Ovviamente i dati, come l'abbiamo detto, sono ancora un po' parziali, però ci tenevo a far vedere qual è il nostro titolo di questa sera. Eccolo qua, Meloni avanti, vede l'incarico, perché ovviamente il tema, chiaramente, viste le proporzioni di una vittoria che sembra abbastanza, diciamo, a questo punto scontata da parte del centrodestra, saranno quelle appunto della formazione del governo. Noi rimandiamo alla lettura del giornale per articoli molto interessanti di retroscena su quale potrebbe essere il futuro governo che abbiamo scritto. L'ipotesi è che possa nascere intorno a, diciamo, la terza decade di ottobre. Il Parlamento, il 13 ottobre, si riunisce il nuovo Parlamento, la scelta dei presidenti di Camera e Senato, e poi successivamente appunto la formazione del governo. Massimo, un'ultima tua notazione, poi ti lasciamo, perché oltre a riguardare le pagine, ovviamente sei chiamato anche agli interventi televisivi tipici di queste nottate. Beh, sicuramente la notazione non può che riguardare il PD. Il PD era partito un mese e mezzo fa, all'inizio della campagna elettorale, con una competizione con la Meloni su quale potesse essere il primo partito. Oggi si ritrova a fare dei conti diversi, ruota intorno, oscilla intorno al 20%. Ricordiamo che la soglia minima, il picco, il punto più basso del PD fu raggiunto alle elezioni precedenti, con quel 18,4%, quindi molto al di sotto di quello che probabilmente 2 mesi fa si aspettava di raggiungere. Vedremo poi nel corso delle prossime settimane quali saranno le evoluzioni, quali saranno le ipotesi di alleanza con il Movimento 5 Stelle, ma questa è una storia ancora tutta da scrivere. Detto questo, ti saluto i nostri telespettatori e andiamo avanti nel nostro lavoro nel corso di questa serata.